angels look like halos. Un'icona intramontabile per tante generazioni, una macchina che ha attraversato le strade di tutto il mondo lasciando il segno nella storia, il Maggiolino. La produzione parte nel 1939, il primo modello colpisce tutti al Salone di Berlino e il Maggiolino getta le basi per diventare un pezzo di storia dell'automobilismo. Volkswagen vuol dire macchina del popolo e il Maggiolino nasce proprio per soddisfare le esigenze del popolo tedesco. È un progetto del tristemente famoso Adolf Hitler, che commissionò il lavoro all'ingegner Porsche. È il 1938, parte la costruzione della fabbrica della Volkswagen e dopo appena un anno il Maggiolino debutta al Salone di Berlino. Alla fine del 39 la produzione viene convertita da civile a militare e il Maggiolino supera a pieni voti l'esame e forse il collaudo più difficile, perché viene impiegato in guerra nelle situazioni più estreme. Il Maggiolone Cabriolet è uno dei più desiderati ed è anche piuttosto facile da trovare sul mercato rispetto ai primi modelli. Il prezzo della macchina fu stabilito dal governo in 900 marchi. Con un sistema di rateizzazione, i tedeschi potevano comprarla risparmiando 5 marchi al giorno per 4 anni. Questo è un modello del 73 ed ha una guida perfetta. Ed è merito delle innovazioni che di volta in volta la casa tedesca metteva in pratica nella produzione. Alcune curiosità che rendono ancora più leggendario il Maggiolino si imparano in giro per il mondo. Negli Stati Uniti esiste un club che riunisce tutti coloro che sono nati in un Maggiolino. Negli anni 70 un ricercatore petrolifero americano trovò un Maggiolino abbandonato da 5 mesi semisepolto da una tempesta di sabbia. Dopo averlo disseppellito, il motore si avviò immediatamente. Nel 1973 a Varese, in Italia, mentre un incendio divorava un'autorimessa, uscì dalle fiamme un Maggiolino rosso con nessuno alla guida. Il calore aveva bruciato l'isolamento del cavo elettrico del motorino d'avviamento che si era messo a girare, spostando l'auto che aveva la marcia inserita. Nel cinema diventa famoso per il ruolo di protagonista in Herbie, il Maggiolino tutto matto, e prosegue la sua corsa trionfale nell'Olimpo delle auto indimenticabili. Macchina che difficilmente sparirà dalla circolazione, anche se la produzione è finita. Basta olio, poca manutenzione e benzina per continuare a viaggiare senza problemi. I proprietari di un Maggiolino o di un Maggiolone sanno di avere un'auto con personalità ed affidabilità, due preziose caratteristiche che permettono alla creatura di casa Volkswagen di viaggiare per le strade del mondo negli anni a venire.